e lo giudicate secondo la vostra legge. A noi non è consentito mettere a morte nessuno. L'abbiamo trovato mentre sobillava la nostra gente. Proibiva di pagare i tributi. Non ti discolpi? Sai che io ho il potere di lasciarti libero e il potere di metterti a morte? Tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Chi mi ha messo nelle tue mani ha colpe ben più gravi. Sei tu il re dei Giudei? Tu lo dici. Io sono re. Per questo sono nato e per questo sono venuto al mondo. Che cos'è la verità? Di dove sei? Il mio regno non è di questo mondo. Sto esaminando quest'uomo al vostro cospetto, ma non trovo in lui nessuna delle colpe di cui l'accusate. Non ha fatto nulla che meriti la morte. Lo farò frustare e dopo lo lascerò libero. E per la Pasqua io vi liberi un prigioniero. Volete dunque che gli dia la libertà a Barabba, ladro assassino, o a Gesù, detto il Nazareno? Barabba! Barabba! Crocifiggilo! Crocifiggilo! A morte! Thank you.
Thank you.
figlio disobbediente. Ho fatto fino in fondo la tua volontà. Per amor tuo e per redimere i miei fratelli dal peccato, io mi rendo vittima del grande sacrificio. Oh croce, croce santa, mezzo di salvezza, stretto a te, non permettere che io ti abbandoni proprio ora. Soffriremo insieme redimeremo il mondo. A te affido questo mio corpo ridotto a brandelli. A te fra poco donerò il mio ultimo respiro. Su di te chinerò il capo dopo il lungo soffrire. Se sei, perché non servi te stesso? E noi abbiamo peccato e ci meritiamo la morte, ma lui non ha fatto nulla di male. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Dico che oggi stesso sarai con me in paradiso. Giovanni, questa è tua madre. Ho sete. Chiama la bevanda, padre mio. Abba, perché mi hai abbandonato? Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Padre, tutto è compiuto. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Thank you.
Mentre discutevano, Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato perché fosse condannato a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele quando sono accaduti questi fatti. Alcune donne tra noi ci hanno sconvolto. Esse si sono recate di buon mattino al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo. Sono ritornate e ci hanno raccontato che hanno avuto una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui. Non storti e tardi di cuore a non credere a quello che dicevano i profeti. Non doveva forse il Cristo patire tutto questo ed entrare nella sua gloria?